Ragazzi, ecco qui quello che è accaduto ieri. Avete visto il video che abbiamo portato ieri, della barca che si è ribaltata, no? La barca si ribalta. La guardia costiera salva due velisti. Cosa ha fatto la guardia costiera? Quindi io e quell'altro del paradiso cosa eravamo a fare mentre tiravamo su Quando c'era la le persone che la guardia costiera non c'era ancora? guardia costiera? L'hanno chiamata dopo. Allora, vediamo le cazzate che scrivono. Ecco un'altra cosa. Davanti a tarda mattina di ieri, davanti al leader finanziario. Sbagliato. Qui hanno messo il leader finanziario perché è una guardia. È un corpo di Stato, no? E vogliono fare pubblicità al corpo di Stato. Invece il fatto non è accaduto qui, ma è accaduto davanti al bagno Ronchi di Levante. Esattamente il nostro bagno, qua, qui davanti. I due velisti sono finiti in mare. Allora, provvidenziale intervento di due bagnini e della capitaneria di porto di Marina di Carrara. Bene, se guardate nel mio canale, la capitaneria di porto di Marina di Carrara, sono offesa, però hanno fatto soltanto divertire la gente a riva con la barca che si alzava, si abbassava di continuo. Non mi è sembrato un salvataggio, almeno da parte vostra. Allora, il fatto l'abbiamo già spiegato, ma non è che io voglio passare per quello, doveva esserci il mio nome sul coso, il mio nome è quello del paradiso e quello di Nicolò dovevano essere scritti sul giornale. No, perché fare disinformazione? La guardia costiera salva due velisti che si capotano. No, non è andata così. La barca si è capottata qui davanti, bagno Ronchi, non davanti al leader finanziere. Quindi non vedo perché far pubblicità al leader finanziere quando non è successo lì. I bagnini sono andati a prenderla, io e altri due del Bagno Paradiso, Nicolò e l'altro, non conosco il nome. Siamo stati noi a andarli a prendere. Perché scrivono la Guardia Costiera ha salvato due velisti? Disinformazione. Io compro la Nazione pensando che il Tirreno dice che è di sinistra il Tirreno, no? Lo compro meno perché è comunista. Quindi prendo la Nazione, ma devi fare informazione giusta, non sbagliata. Dà fastidio leggere cose che sai come sono accadute e leggi che è accaduto tutto diversamente. Da come te lo scrivono. Quindi, Nazione, hai fallato. Attenzione perché i tuoi follower Tirreno, Tirreno. porterebbero. Poi Tirreno, quella è Nazione. Questo è Tirreno. Ah, ecco perché ha fallato allora. Come mai hai comprato il Tirreno oggi? Doveva avere l'articolo. Ah, signore, allora, scusami, Nazione. Sei una grande. Avete visto perché non dovete comprare il Tirreno? Perché il Tirreno mente, un giornale comunista mente sempre. Questo è il fatto, il Tirreno mente, mentre la Nazione avrebbe detto il fatto. Titolo, due velisti salvati dal capitaneria del porto. Sono affondati qui davanti, io e altri due, io e il pattino del paradiso siamo partiti a prenderli. Quindi non la guardia costiera, ma due bagnini, dovevano scrivere Frank Mazzoni, il bagno Ronchi Levante e signor Y del Bagno Paradiso hanno fatto questa cosa. No, hanno scritto: sono stati quelli della Guardia Costiera. Beh, davanti al leader finanziario. Continuiamo a fare pubblicità a tutte le forme di Stato così. Beh, ragazzi, per voi che seguite il Tirreno, sappiate che il Tirreno dice cazzate. Darò un'occhiata se la Nazione ne parla, ma non credo, sul fatto interno. Vedremo. Da Frank Nazione è tutto. Passiamo.